di Scalve, estremo limite nord-occidentale della provincia di Bergamo, nord-orientale, non occidentale, della provincia di Bergamo, si incunea praticamente fra due altre valli, ad est la Val Camonica e a nord la Valtellina. Il nostro ragionamento riguarderà appunto il passaggio di una serie di figure, di protagonisti, principalmente di prigionieri alleati in fuga dopo l'8 settembre, dalla Valle di Scalve che avevano raggiunto appunto nella loro fuga alla Valtellina attraverso i passi montani. Una valle, la Val di Scalve, di circa 400.000, 14.000, mi correggo, di circa 14.000 ettari, dove la popolazione viveva prevalentemente in quattro comuni e in condizioni, diciamo, di grande povertà, di grande durezza. Gli anni 30 avevano segnato in un certo senso una piccola ripresa nel settore delle miniere, ma gran parte della popolazione viveva di quel poco che la terra offriva e negli stenti pressoché assoluti. All'8 settembre, dopo appunto la proclamazione della fine dell'alleanza, in Valle di Scalve arrivano numerosissimi prigionieri ex alleati che erano in fuga dai campi di detenzione, dai campi di concentramento, che erano sorti un po' in tutta l'Italia del Nord, soprattutto in Lombardia, e di cui uno dei principali, aveva proprio collocazione alle porte di Bergamo, in una località chiamata Grumellina. Era un campo che a un certo punto darà, come dire, ospitalità a circa 4.000 prigionieri alleati. Fuggono all'8 settembre come delle schegge impazzite per evitare evidentemente la nuova cattura da parte dei tedeschi e la continuità della loro condizione disperata. Chi erano? Erano appunto prigionieri di ogni parte dei paesi che erano in guerra contro la Germania nazista e quindi da quel momento anche contro l'Italia sua alleata. Arrivano praticamente in valle con alle spalle una condizione anche loro di disperazione, di povertà, non sanno dove rivolgersi, non sanno dove andare, c'è un problema della lingua che è un problema molto serio. E vorrei leggere un piccolo brano di una donna, appunto, torneremo poi su questo tema, di una donna della valle che racconta appunto chi sono questi uomini che arrivano a bussare alle porte, a bussare alle case. Gli inglesi, sono passati gli inglesi e anche i russi. Cinque russi erano passati, venivano dentro in casa, a quei russi li abbiamo fatto polenta, a noi sembrava. Li ho presenti bene i russi, piccoletti. Ho idea che non siano tanto grandi i russi, piccoletti, giovani, scappavano, avevano paura. Attraversavano il fiume, poi venivano su dal prato e arrivavano davanti a casa. Ricordo anche due inglesi, quelli erano graduati, perché si vedeva che erano un po' distinti. Sono rimasti lì una notte, non avevamo molto da dargli. Avevamo fatto i fregarelli, latte con quella farina che facevamo noi. Buono, buono. Alcune volte li tenevamo lì a dormire. Dopo c'era uno
che li portava ai confini con la Svizzera. Tanti, tanti, erano affamati e gli davamo da mangiare e stavano lì finché trovavano quello che li accompagnava via. Vedremo come invece il problema dell'accompagnarli via sarà a un certo punto molto più organizzato della semplice buona volontà individuale, ma diventerà a un certo momento appunto un comportamento abbastanza generalizzato nella valle di cui stiamo parlando. Non è solo solidarietà. Ecco, io su questo punto, diversamente da altri studiosi che hanno approfondito e hanno anche, a mio parere, ingigantito il tema della solidarietà portata adesso a questi prigionieri, io credo, perlomeno dalle tantissime testimonianze che ho raccolto, credo di poter sostenere che insieme alla solidarietà, che sicuramente è il movente principale per cui le persone, per cui la popolazione si muove nei loro confronti, ma è anche un interesse vivissimo che gente proveniente da altre realtà, da altri mondi, provoca nei confronti appunto di una popolazione che fino a quel momento non aveva visto e non si era mai trovata di fronte a novità di quel tipo. Dicevo prima, per esempio, della difficoltà della lingua. Ecco, però questa difficoltà non ostacola più di tanto la comunicazione fra il fuggiasco e chi gli dà ricovero e chi lo aiuta. Anzi, in un certo senso, la difficoltà di comunicazione è quasi un elemento di fascino. Colpiscono queste persone, questi uomini, che non dicono esattamente nemmeno da dove vengono, ma che però riescono, in un certo senso, al di là di questo, a incuriosire, a interessare. Mi rendo conto che a molti puristi dell'aspetto della solidarietà umana questo ragionamento potrà sembrare un poco ai margini. Invece io sono molto convinto che l'omertà autoprotettiva che si scatena nelle comunità montane è anche dovuto appunto a questo arrivo del diverso, a questo qualcosa che non fino a quel momento si era potuto riconoscere. Di sicuro, come dicevo, si muove una rete di solidarietà piuttosto forte, ma insieme a questa si organizzano anche i primi soccorsi, non solo quelli delle abitazioni dove principalmente le donne davano aiuto, sostenevano, alimentavano in un certo senso con quel poco che avevano questi fuggiaschi, ma una rete che si allarga e che ha come protagonisti principalmente il parroco di uno dei paesi della valle, il parroco di Schipario, Don Battista Bianchi, antifascista, che verrà anche poi in seguito arrestato dalle Brigate Nere, detenuto, una figura sicuramente da ricordare. Insieme a lui partecipano a questa prima organizzazione il direttore delle miniere, un ingegner Mario Carnel, che appunto di sentimenti sicuramente antifascisti organizza delle piccole squadre di lavoratori, di minatori che conoscono la montagna, che hanno particolare facilità nel muoversi anche in questa realtà, organizza appunto squadre di lavoratori. È un albergatore del paese, è il proprietario dell'albergo Miramonti, che dà il suo contributo sostenendo appunto i primi trasferimenti, se così si possono definire. Ecco, non dimentichiamo che siamo praticamente verso la fine del settembre, inizio dell'ottobre 1943. La montagna, come si sa, questi paesi della valle sono intorno ai 1000 metri, le montagne che li circondano arrivano a 2500-2600 metri,
e quindi la stagione è già avanzata. Il fenomeno di cui parliamo, questo aiuto e poi questo trasferimento con guide dell'uomo, avviene quindi in un momento particolare, quando la stagione si sta restringendo, quando sta crescendo il freddo e quando le difficoltà stesse della montagna diventano, come poi diventeranno, anche proibitive. Un fenomeno, prima di arrivare proprio ai trasferimenti veri e propri, ancora un fenomeno che voglio sottolineare, è quello di chi aiuta questi prigionieri. E direi che sono due grandi mondi, uno sicuramente straordinario, che è quello delle donne, e l'altro, che vedremo fra un momento, che è quello dei contrabbandieri. Le donne sono l'elemento centrale nell'aiuto e nel soccorso che viene dato a questi prigionieri in fuga. Sono l'elemento centrale perché nelle case dove questi uomini chiedono aiuto è la donna praticamente che governa, che regola l'andamento della famiglia. È la donna che riesce anche ad avanzare un po' di alimentazione per poterla dare ai prigionieri. Non dimentichiamoci anche qui che siamo di fronte a un condizionamento pesantissimo. La montagna è povera, la montagna da poco. Molte volte riuscire, non dico a mettere insieme il pranzo con la cena, ma uscire dall'economia familiare per cui è polenta che si mangia o patate appena raccolte nella stagione che sta arrivando. E quindi dare da mangiare a più persone, o una, due, tre persone che si insediano nella tua casa è estremamente difficile, lasciando stare i rischi enormi che questi prigionieri sono braccati, che sulla loro testa pesano anche delle terribili taglie. I tedeschi mettono una taglia che ogni prigioniero inglese consegnato avrà un premio di 1800 sterline, cifre che fanno rabbrividire. Le donne sono l'elemento, l'anello forte, come diceva Revelli, che permette che gran parte di questi fuggiaschi possano salvarsi e possano raggiungere poco dopo la libertà. Quindi le donne nel nucleo familiare forte, gli uomini che incominciano ad organizzarsi per diventare le guide. La Valle di Scaglia, appunto, dicevo prima, lo richiamo, è confinante con la Valtellina, e come vedremo da uno dei passi sopra il Stivaglio si scende direttamente alla Prica e poi vedremo i vari passaggi. Quindi da una parte, torno a dire, la donna che aiuta nelle case i prigionieri, e dall'altra le prime guide. Le guide sono le prime e quelle che poi compiranno i più numerosi salvataggi sono contrabbandieri, sono gente di quella valle, soprattutto di quei paesi, che sbarcavano, se così si può dire, il lunario, non avendo occupazione, non avendo lavoro, non avendo nemmeno la possibilità più di emigrare, perché la guerra ha impedito qualsiasi forma di circolazione delle persone, di uscita dalla valle delle persone, essendo la vicinanza con la Svizzera non impossibile, molti di quella valle avevano trovato e trovavano ragione di sopravvivenza appunto facendo il contrabbandiere, andando a caricarsi le famose bricolle tipiche del contrabbando, caricandosi a spalle questo peso, attraversavano la montagna e scendevano a Valtellina, li caricavano e tornavano nei paesi da cui erano partiti. Sono figure abbastanza particolari quelle dei contrabbandieri. A me preme sottolineare qualche punto per indicare il ruolo e l'importanza che hanno finito per avere in questo salvataggio. Prima di tutto erano, come ovvio e intuitivo, dei grandi conoscitori della montagna,
grandi conoscitori dei sentieri della montagna. Non dimentichiamo che molte volte venivano anche, in alcuni casi poi anche arrestati, ma alcune volte venivano inseguiti proprio nei sentieri della montagna dalle guardie di finanza, dalle guardie di frontiera che cercavano appunto di impedire e di scominare il contrabbando. Fra di loro emergono poi delle figure, una in particolare viene ricordata molto spesso, un certo Martino Moreschi, che appunto compirà più viaggi, perché si trattava molte volte di finirne uno o tornare indietro per ricominciarne un altro, perché l'afflusso dei prigionieri continuava, quasi in un certo senso fosse girata l'informazione che da lì qualche opera di salvataggio si poteva sperare. Moreschi, questa guida provvidenziale, è ricordato anche dalla popolazione, magari dagli stessi nuclei familiari che avevano nascosto in casa questi fuggiaschi e che attendevano la possibilità che qualcuno, come dire, li assumesse in proprio per guidarli verso la Svizzera. Un'altra testimone, una donna di un paese, di una frazione di Schipario, mi raccontava quanto segue. Li abbiamo tenuti in casa 10-15 giorni. Erano ciprioti. Uno parlava bene l'italiano, era cattolico. L'altro era ortodosso. Erano scuri di pelle rispetto a noi. La mamma poi è interessato quel famoso Martino perché li portasse in Svizzera. Quando sono partiti di notte, lì alla fontana c'era tutta la popolazione a salutarli. E quando sono partiti hanno detto alla mamma: tu venire un giorno a casa nostra, noi dare uva grossa così, perché ridevano sempre quando noi gli davamo la nostra con gli acini piccoli. Ecco, Martino Moreschi, con lui un fratello che si chiamava Luigi, i Mai, i Grassi di Schipario, i Mancini, i tanti cioè che si sono prestati a questa impresa, verranno poi alcuni di loro anche riconosciuti ufficialmente dal governo inglese e alcuni verranno anche in forme, direi, più simboliche che reali, ma verranno anche riconosciuti con alcuni premi da parte appunto del governo inglese. Prima di venire a parlare dei passi, e ci arrivo fra un attimo, mi avvio alla conclusione, è opportuno ricordare anche per la singolarità che una delle guide è una donna, perché appunto di regola ovviamente si pensa a guide quasi sempre come dei maschi, invece esistita, appunto, io ho fatto tempo a conoscerla molto bene, a parlare con lei, una signora, Caterina Raineri, che era nata nel 1898 e morirà 100 anni dopo, nel 1998, con una vita avventurosissima, con vari mestieri, con varie attività. La ricordo anziana che veniva chiamata da chi aveva bisogno di aggiustare i tetti, di sistemare le ardesie nella copertura dei tetti, perché non aveva paura del vuoto, perché era particolarmente capace di arrampicarsi nelle difficoltà. Ecco, una di queste guide è appunto questa donna che vale la pena ricordare, anche per indicare veramente come vi fosse una comunità intera che esprimeva l'aiuto, non solo alcuni. E per me, mi permetto di leggere anche un brevissimo cenno appunto di Caterina. Appena lo trovo cerco di farlo. No, no,
faccio fatica e preferisco andare avanti col discorso. Allora, dicevamo, vengono presi e portati dalle guide verso la salvezza. Eccolo qua. Ce n'erano tanti di prigionieri qui, racconto un testimone, e la Catarina ne ha portati tanti di prigionieri in Svizzera. Era bello sentirla raccontare. Ero con due prigionieri, dovevo andare a condurli in Svizzera. Arriviamo al Veneroccolo. Veneroccolo è il passo di cui parlerò dopo. Arriviamo al Veneroccolo, è venuta giù una nebbia da non fare un passo. Che cosa facciamo qui? Non possiamo né tornare indietro né andare avanti. Si sono messi sotto una roccia per riposarsi un po'. Ho recitato tante di quelle Ave Marie per far sì che si sollevasse la nebbia, e tante, che a forza di recitarle la Madonna si è stufata e ha fatto sollevare la nebbia. Ecco, in questa testimonianza anche poetica, in un certo senso, di questa donna, c'è un po' il fascino a cui accennavo prima, anche di quello che copri, e lo copri con sullo sfondo anche qualcosa di avventuroso, qualcosa di profondamente diverso. I passi che venivano di regola usati per accompagnare i prigionieri dai paesi della valle dove avevano trovato ospitalità fino alla Valtellina erano sostanzialmente tre dalla Val di Scala. Il passo del Belviso, che è quello che praticamente si raggiunge seguendo il Gleno, la valle del Gleno, quindi nota la tragedia che si sarebbe appunto verificata nel 1923, risalendo la valle del Gleno si arriva al passo del Belviso, da cui si scende direttamente in Valtellina. Il passo del Venano, che è un altro non molto lontano, spostato più verso la fine della valle, un passo di un'altezza superiore ai 2300 metri, e quello decisamente da cui passarono più persone, cui vennero trasferiti il maggior numero di prigionieri, quello del Veneroccolo, che si raggiunge praticamente con un percorso diretto, lungo, ma diretto da skippare. Il passo del Veneroccolo è il monte vicino, siamo intorno ai 2600 metri, hanno bisogno per un camminatore medio, diciamo, di circa 3 ore e mezza per essere raggiunti, e poi c'è tutta la parte che scende sul versante ormai valtellinese, e che porta fino al passo della Prica. Al passo della Prica, questa organizzazione di questi trasporti aveva dei punti di riferimento precisi e di regola venivano accompagnati questi prigionieri fino a due località, Stazzona, che è un paesino, una frazione sotto la Prica, e poi da qui molti a Tresenda. Tresenda è praticamente sul confine con la Svizzera. Quando erano arrivati in queste località si può dire che fossero praticamente persone salvate, di cui poi i destini si perderanno nella storia anche della seconda guerra mondiale. Qualcuno si farà vivo e sarebbe bello anche raccontare chi poi a distanza magari di anni o che tornerà, e sarebbe ancora più bello vedere come studiare come torneranno anche su dei percorsi affettivi. Qualcuno di loro, non dimentichiamo che erano dei ragazzi, erano dei giovani fuggiaschi, aveva lasciato anche qualche affetto in valle, qualche donna che, come dire, aveva voglia di rivedere, si teneva a ringraziare. E sono storie queste che esulano evidentemente dal nostro discorso, ma che hanno un loro significato, una loro importanza. Quindi, questo è l'itinerario compiuto da tanti, da molti. Avevo detto che dal campo della Grumellina
riescono a fuggire almeno 3.500 prigionieri, che in Val Camonica, e quindi la Val Camonica è l'altra valle che confina con la Valle di Scalve, vi erano pure dei campi di detenzione e molti erano fuggiti da questi campi e molti avevano raggiunto la Valle di Scalve, perché era la valle più vicina, no, dalla Val Camonica verso la Svizzera. È un fenomeno interessantissimo, un fenomeno anche poco studiato, ma che io credo lasci un ampio margine alla ricostruzione. Basterebbe un particolare che mi sembra importante, che è per esempio una riflessione su cosa ha significato questa particolare categoria di guide che erano appunto i contrabbandieri della valle, sottolineando, e questo è un punto importante, che nelle valli di montagna, perlomeno in quella valle di montagna, il contrabbandiere non veniva affatto visto come qualcuno che compiva un reato, ma come un tranquillo lavoratore che faceva un mestiere all'interno della sua comunità.